questa sera l'ha fatta abbastanza bene, l'ha fatta veramente abbastanza bene. Lui meriterebbe una doppia razione di applausi, perché io oggi sono arrivato qui alle 4, lui è arrivato alle 11 di mattina per portare tutta la sua strumentazione. Gli hanno messo una specie di collarone tipo cammello. A volte mi fai una pena quando ti vedo sotto al caldo. No, oggi nello specifico devo ringraziare invece lo Sherpa, Andrea. I nostri Sherpa, Andrea e Company, che ci hanno aiutato a trasportare le cose lungo il sentiero, perché ci hanno evitato, diciamo, quei 15 giri che invece hanno fatto loro per portare l'impianto di aria. Poi un altro ringraziamento ad Anna. Esatto. Davvero. Anna è la presidenta, presidentessa o presidente del gruppo San Nicolò, e lei che ha detto: ah, a me piacerebbe rifare un concerto con Treves. E quando gli hanno detto chi c'è, Alessandro Gariazzo: no, forse quella sera lì sono occupata, c'ho il condominio. Altro giro di chitarra, una chitarra particolare, una chitarra che si chiama baritono, proprio perché da aiuto, mi dà tutto io. Non volevo interrompere. Tutto io devo dire. Una chitarra baritona, perché per chi suona lo strumento è accordata una quinta. Ma fai sotto, sentire qui, perché sono più cupo, dai, ostia. È baritona. E questo io invece suono una chitarra bassa. Un'armonica bassa, sì, sì, è vero. Che non si usa spessissimo, e abbiamo scelto questo brano proprio. Facciamo perché... un po' di cultura musicale, dai, di cultura. Sempre la definizione. L'armonica. E questa invece è la monica bassa, che dà qualcosa di più particolare, di più profondo, c'è più pathos. Necessita di pathos, perché questo è un gospel. Che c'è un pathos nei tuoi occhi. Ho sentito Shel Shapiro da poco. Va bene. Tra l'altro Shel Shapiro, che non è un belinone, ha scelto di trasferirsi a Loano, cioè esatto. Sempre in Liguria, cioè sono quelli come te che stanno a Biella. Cioè, ma vieni giù in Liguria, chi te lo fa fare? Guarda che ci sto pensando. Anche il mio amico Francesco Zito viene sempre a Chiave. Ah, sì. Zito. Ciao. Mitico. Allora, questo è un brano, attenzione, che anche questo è di atmosfera. Tra l'altro siamo davanti a una bellissima chiesa, e questo brano si chiama Nobody's Fault But Mine, che è stato scritto da Nina Simone, una grandissima blues woman, però recupera delle atmosfere gospels ed è, a mio avviso, uno dei più belli del nostro repertorio. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, Lord. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. I got a Bible in my home. I got a Bible in my home, dear Lord. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. Sister, she told me how to read. Sister, she told me how to read, dear Lord. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, Lord. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I can't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine.
Nobody falls but mine.